Ma io volevo riprendere un tema che è stato preso, perché è stato anche detto, no? Qui si casetta un luogo che diciamo un territorio che investe tre comuni e si vede pesantemente questo, perché investe a Sciano, a Castelnuovo e Siena. Si vede pesantemente proprio dallo sviluppo che ha avuto. Sembra uno sviluppo sconclusionato, sembra uno sviluppo nella zona di confini, nella zona dove si butta qualcosa. Per cui secondo me l'intervento da fare in questa zona è molto particolare e molto delicato. Qui si tratta di ricostruire una fisionomia. Al di là del fatto che, come diceva l'architetto, comunque c'è una socialità che è un bene prezioso che va alimentato e gestito, io dico che c'è questa socialità nonostante tutto, cioè nonostante lo sviluppo che c'è stato. Quindi da questo punto di vista io penso che gli interventi che devono essere fatti devono mirare proprio una ricostruzione di un tessuto, una sua fisionomia, una sua identità. Perché se no poi dopo si creano tutti gli squilibri, sono venuti fuori strada, dove ci passano anni, velocità, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista penso sia importante. Un'altra cosa che mi preoccupa un po' è che questo piano strutturale, di conseguenza questo regolamento urbanistico, si basava, per quanto riguarda la viabilità, su un presupposto che non so se ancora valido, riguarda la metropolitana leggera. Questo è un presupposto, ma sarà possibile un domani? Cioè, se cade questo, mi sembra che cada gran parte di quel presupposto. Perché cade? Lo diceva il sindaco, le risorse comunali degli enti locali sono sempre minori. Su questa cosa, a quanto ne so io, Ferrovie Trenitalia non ha intenzione di investirci, eccetera, eccetera. Dubito che gli enti locali possano fare, mi cade un presupposto fondamentale del sviluppo del piano strutturale e poi di conseguenza di questo regolamento urbanistico. Un'ultima cosa che volevo chiedere è lo strumento di perequazione. Giustamente oggi i comuni hanno tutta una serie di difficoltà perché è impensabile che riescano a fare delle opere di riqualificazione in proprio. Quindi si punta in tutti i regolamenti urbanistici in maniera massiccia agli strumenti di perequazione, se non vedete poi hanno possibilità di riqualificare e di fare servizi. La domanda è la perequazione ricade nella zona sulla quale interviene l'intervento urbanistico oppure può ricadere in altre autoie o addirittura all'interno della stessa autoie però di sbagliare in maniera diversa. Cioè, quello per essere ancora più chiaro, si parla molto di questo intervento a Monte Forelli. Questo intervento a Monte Forelli, la perequazione viene con il costruttore, ricade su Monte Forelli oppure può andare a Colonna di Grillo, può andare in altre zone? Non so se sono stato chiaro. Sembra che, siccome in questo momento si parla di sviluppo di Caserta, che comunque siamo alle porte veramente di Siena, dove c'è un tributo alla mattina, un tributo Mazzoliotto, che tutti a Siena, che però, allora, potrebbe essere superato, come si è già detto, nelle altre precedenti riunioni, per il discorso della metropolitana, che a livello regionale, ma anche i comuni di Siena, Sciano, Castelnuovo, Racolano, si erano presi delle responsabilità e credo di poter andare avanti, immagino, no? Perché altrimenti tutto quello che confina con Siena e che fa parte sia del comune di Siena che del comune di Asciano hanno allargato così tanto la loro popolazione, hanno fatto delle case così in numero esorbitante, quando poi la mattina ci troviamo tutti lì quell'imbuto, mentre c'è una stazione che di Alba è efficientissima, senza dover andare a Castelnuovo che sono altri 7 km oltre. Quindi focalizziamo un pochino il discorso stazione di Alba. Si fa la metropolitana confermata a stazione di Ardea di tutti i treni e anche magari di Casetta, che sarebbe molto produttivo, oppure i comuni si sono già ritirati indietro e non spingono per questo discorso? Prima domanda. Secondo, nel frattempo che si fa magari, che questa metropolitana magari non,
tarda a venire, ci vorrà del tempo, eccetera. Si può proporre un discorso, facciamo fermare tutti i treni all'aria, io lavoro in ferrovia, quindi posso dire che sono ridotta se non andare con un solo treno la mattina, quando ce ne sono quattro di treni la mattina, perché non si fa fermare tutti i treni all'aria? Perché la popolazione di taverne d'Ardia e quindi poi di Casetta deve comunque andare con la macchina, quando in 8 minuti siamo alla stazione di Siena, anche in 7 dall'Ardia? Cioè non c'è bisogno di spostare il comune, cioè tutte queste nuove situazioni ancora oltre 10 km più lontano. Facciamo, diciamo, prolunghiamo quello che abbiamo detto che non si deve creare centri così isolati, allarghiamo i centri che abbiamo e diamo in modo che la possibilità di accedere alla città più vicina, che è Siena. Cioè, io non vedo che sia proprio produttivo per un comune allontanare ancora la popolazione verso, tanto per dire, il primo intervento, la stazione di Castelnuovo, quando vedo che non mi sembra che sia, cioè, sicuramente non tutto, insomma, un parte, ma insomma, io credo che sia molto più produttivo stare vicino a una città dove tutti tanto andiamo a lavoro in città, non a lavoro Castelnuovo, insomma, oppure alla Comuna del Grillo. Non so quanti fabbriche ci saranno alla Comuna del Grillo, ma non credo tante, non so quello che c'è. Però, insomma, siamo tutti su Siena, quindi andiamo a lavorare. Io vedo la mattina quando siamo arrivati lì, Ardia, Taverna e Casetta, siamo tutti lì. Allora, focalizziamo il discorso metropolitana e focalizziamo il discorso stazione di Ardia. Io 30 anni fa quando si entrava in ferrovia ci fermavano tutti i treni. Poi il comune di Asciano e il comune di Siena abbiano optato per invece quel discorso del train perché insomma a livello politico ci sia stata questa politica, l'ho vista deteriorare. Io sono tornata 30 anni fa qui a Casetta, prima ci fermavano tutti i treni, nel momento in cui sono tornata io, uno dopo l'altro non si ferma più niente. Quindi la politica naturalmente della regione di Siena, del comune di Siena, della provincia, è stata quella di mandare il tram. Insomma, è giusto? Il tram è in casa alla strada, non certo la ferrovia. Quindi un pochino bisogna tenerlo molto, credo. Grazie. Riallacciandomi a quello che diceva Mario, Casetta, dove siamo adesso, che è proprio l'ultima frangia del comune di Castelnuovo e si insinua tra Asciano e Siena, comuni i quali uno Siena ha già approvato, insomma ha adottato il nuovo strumento urbanistico, Asciano lo sta facendo come Castelnuovo e diciamo le previsioni e le linee di questi comuni sono per interventi anche abbastanza corposi. Quindi Siena la città dell'Ardia, quindi Asciano il recupero della Fenizia Ardia, intervento centrale e focale di tutto lo strumento umanistico del comune. E che questa riflessione mi porta a dire questo, che è vero che il nostro territorio è bellissimo, il paesaggio, il museo del paesaggio, le infrastrutture non ci sono, quello i problemi che diceva Roberto, però secondo me in antitesi io mi azzardo a dire forse una strada per riqualificare il territorio potrebbe essere anche quella proprio dell'edificazione. L'edificazione che potrebbe portare a un potenziamento dell'acquedotto, a una revisione del sistema fognario, a una edilizia di qualità che comporti un buon vivere migliore delle case che abbiamo adesso, dal punto di vista di risparmio energetico, di acustica e tutto quanto. Quindi ecco, la nuova edificazione non vista come strumento prettamente speculativo, ma che serva proprio come riqualificazione di questa parte del territorio.